Eccoci di nuovo sugli errori di ragionamento, le cosiddette fallacie logiche. Oggi ne vediamo una semplice ma insidiosa, che al giorno d'oggi è dappertutto. Si chiama appello alla natura. L'appello alla natura consiste nel dichiarare naturale un comportamento, un oggetto, un prodotto, per implicare che sia migliore di qualcosa che invece non sarebbe naturale. Un esempio classico di appello alla natura ce l'abbiamo con i cibi. Cibi bio, naturali, contro cibi processati, prodotti naturali contro prodotti chimici. I motivi per cui l'appello alla natura è un errore di ragionamento sono principalmente due. Il primo, la definizione stessa di naturale è un po' vaga, perché se naturale vuol dire che esiste all'interno della natura, e beh, tutto esiste all'interno dell'universo, comprese le cose prodotte dall'uomo. Questa definizione quindi è vaga e molto difficile da applicare. Se invece naturale significa non processata dall'uomo, allora è veramente difficile trovare qualcosa di naturale, perlomeno nel nostro contesto quotidiano. In secondo luogo, non è affatto automatico che qualche cosa di naturale, di non processato, sia buono per voi, mentre invece qualcosa di artificiale non lo sia. Volete un esempio? I funghi velenosi sono assolutamente naturali, ma immagino che nessuno di voi li ritenga salutari. Al contrario, non esiste nulla di più innaturale dei vestiti. Nessuna pianta o animale al di fuori dell'uomo si veste. Eppure, scommetto che sono molto positivi nella vostra vita. Quindi, attenti all'appello alla natura. Valutate un prodotto, un servizio, un oggetto, un comportamento sulla base delle sue caratteristiche specifiche e non sulla base della naturalità, che non è altro che un concetto vago che non significa niente. E ricordatevi che anche un asteroide che vi cade sulla testa è naturale.